Ciao ragazzi e benvenuti qui nel mio orto. Infatti questo è, come lo chiamo io, l'orto nativo, e che vuol dire nativo, e oggi dovremmo andare a prepararlo dato che è arrivata la primavera, e quindi direi che è un po' abbastanza incasinato, ma velocizziamo un po' la cosa e troviamolo già pronto. Opla! Sì, questi sono gli ultimi cavoli cappuccio che sono rimasti. E infatti ora ho tirato fuori la motosapa perché voglio andare a preparare tutto l'orto. Infatti questo sarà una serie di video in cui vi mostrerò un po' come fare l'orto così bene. Quest'anno voglio sperimentare un po' cose nuove. Quindi ora questi qui li metto in parte e poi iniziamo a lavorare. Comunque ragazzi, vi faccio vedere un po' la cosa che sto cercando di fare qui. Infatti questo è un terreno molto molto argilloso e per ovviare a ciò sto lasciando tutti gli scarti, così quelli più legnosi, sul terreno. Infatti qui troviamo foglie, ramoscelli, erba, segatura, e questo materiale qui, naturalmente legnoso, ricco di fibra, andrà a dare struttura al terreno, e diventando poi nel tempo materia organica, humus, e rendendolo molto molto più soffice e friabile, dato che questo terreno qui, se si bagna, diventa veramente cemento, e soprattutto poi in fase di asciugatura, e se si lavora così in una situazione non idonea, rischiamo di fare più danno che altro. Comunque ora accendo qui la motozappa e poi iniziamo a lavorarlo. Come avete visto, io lascio sempre qualche pianta che va a fiore, soprattutto per le api, perché mi piace questa cosa degli insetti, che gli insetti facciano parte dell'orto, perché sono la parte poi più importante. Non solo le piante, ma anche gli insetti danno il loro contributo. Infatti qui ho la borragine ed è piena di api, bombi, e quindi ora direi di iniziare a lavorare. Costruendo ora le prode. Infatti vedete qui il camminamento, questa è una proda, questa ne è un'altra.
mezzo combinamento, altra proda e continueremo fino a laggiù. Questo poi ci permetterà naturalmente di avere una coltivazione centrale e poi avremo anche la possibilità di coltivare ad esempio delle insalate sulla base e ci faciliterà molto anche il discorso poi dell'irrigazione. Quindi ora continuo a fare le prode. Nel mentre che io faccio qui le prode, voglio ricordare che sto usando il giubbetto che mi hanno inviato i ragazzi della Butonur. È un giubbetto, come vedete, senza maniche, molto molto comodo quando si lavora e ha anche la possibilità di essere collegato ad un power bank per essere riscaldato poi nei periodi più freddi. Vi lascio qui il mio codice sconto e vi voglio ricordare che sul loro sito avete il 50% di sconto su tutta la gamma. Io continuo a lavorare. Anche per oggi abbiamo finito. Questa è stata una serie di puntate dedicate all'orto. Infatti voglio portarvi tutta una serie dedicata proprio all'orto, come fare l'orto. E ho lasciato un sondaggio su Instagram, se non mi seguite, seguitemi su Instagram, Facebook, LinkedIn e altro, per andare a scegliere se tra le prode andare a mettere o cippato o paglia. E comunque, questo è come ho preparato quest'anno io l'orto, l'ho dovuto naturalmente, come avete visto, fresare un'altra volta, togliere tutti i camminamenti che c'erano. Nella prossima puntata andremo a vedere poi come si fa il trapianto e poi successivamente come andare a fare un impianto di irrigazione. Quindi con questo io vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao belli!